La marcia del Gay Pride che ha diviso per una giornata intera la città di Padova, schierando da una parte all'altra favorevoli e contrari, si chiude e lancia il sasso verso Vicenza. Il sindaco Francesco Rucco non esulta, ma non chiude nemmeno i portoni della città. Fa sapere di voler vedere prima una richiesta ufficiale da parte degli organizzatori. Per ora la questione si chiude qui. Intanto, a 24 ore dalla notte bianca e a pochi giorni dall'inizio dei saldi, è l'assessore con delega al commercio Silvio Giovine a fare il primo bilancio ed annunciare le novità per il centro storico. Grandissimo entusiasmo sia da parte dei visitatori, sia da parte dei commercianti e dai titolari degli esercizi pubblici, e possiamo già annunciare che stiamo valutando l'ipotesi di, per il prossimo anno, far coincidere la notte bianca con l'inizio dei saldi. Quattro piazze coinvolte, 40.000 persone in città per la notte bianca. Il prossimo passo, un incontro con le associazioni dei commercianti. Stiamo facendo una valutazione sulla tematica dei plateattici. Vogliamo incentivare il plateattico tutto l'anno e insieme ai tecnici adesso studieremo la situazione e la soluzione migliore. La nostra direzione sarà quella, come dicevo prima, dell'ascolto e della condivisione. Stiamo anche cercando di spiegare a tutti i cittadini residenti che più il centro storico è attrattivo, più è frequentato da persone per bene che hanno voglia di divertirsi in modo sano, e più sarà semplice eliminare le sacche di degrado che sono purtroppo ancora presenti.